Ecco, quello che state sentendo è il suono della ritirata. Una musica da caserma che forse molti carabinieri nella loro vita avranno sentito. Ma quello che ci rattrista oggi è che la gloriosa arma dei carabinieri, che è presidio di libertà e di democrazia nel nostro paese da più di due secoli, appare in ritirata. Lo sentiamo nelle parole del generale Nistri, che ha appena annunciato di costituirsi parte civile, di far costituire l'arma nei confronti di quei militari probabilmente colpevoli, ma ancora sub iudice. Riteniamo comunque che in Italia la responsabilità penale sia personale, che coinvolgere l'onorabilità, la forza di questo straordinario presidio di vita comune che è l'arma dei carabinieri sia molto pericoloso. Quantomeno ritengo che siano giuste le critiche dei rappresentanti dell'arma che rischiano di trovarsi di fronte ad una condizione di totale demotivazione. Quanto alla famiglia Cucchi, spero che la signora Cucchi rivolga anche le sue scuse a tutte quelle famiglie a cui il fratello spacciava droga, perlomeno quanto il generale Nistri si è scusato per l'indegnità dei suoi carabinieri. Credo poi che quando uno arriva a queste scelte estreme come la costituzione di parte civile, sarebbe doveroso anche ricorrere all'arma delle dimissioni. Sarebbe ancora più importante, visto che l'ufficiale è più alto in carica. Ma preferiamo, rispetto al ritirato, un altro inno che vogliamo farvi sentire, che è quello del maestro Cirenei, il glorioso arma, il glorioso inno, la fedelissima dell'arma dei carabinieri, che noi regaliamo a onore di tutti i carabinieri italiani. Viva l'arma dei carabinieri, viva l'onore dell'arma dei carabinieri, viva l'Italia!